Buonasera Emilia Canonaco, in apertura di questa nuova edizione del nostro giornale La Cronaca Giudiziaria ci sono novità importanti che riguardano il fallimento della società Vallecati, i titoli poi vi dirò di che cosa si tratta. La Procura della Repubblica del Tribunale di Cosenza ha chiuso le indagini per il fallimento della società Vallecati che si occupava della raccolta dei rifiuti. Gli indagati rischiano l'incriminazione per bancarotta preferenziale e documentale. C'è anche il presidente di Confcommercio tra le persone arrestate a vivo nell'ambito di un'operazione condotta dal nucleo di polizia tributaria della Guardia di Finanza. L'accusa è di bancarotta fraudolenta, sequestrate due società e beni mobili per 3 milioni di euro. Fatta piena luce sull'omicidio di Domenico Zagami, ucciso a Lamezia in agosto del 2004, della cruenta guerra di mafia che ha insanguinato la città della Piana. Arrestati il presunto mandante e i componenti del comando, tutti appartenenti alla cosca Giampà. Abbiamo speso una montagna di denaro per guarire il nostro mare, ma la situazione non è affatto migliorata. 400 milioni in 10 anni ed altri 250 sono in arrivo, tutti i soldi provenienti dall'Unione Europea. I risultati però sono assai modesti. Il governo ci ripensa e si aprono spiragli per il salvataggio dei tribunali di Lamezia e Paola, che non sarebbero più in bilico. Queste le indiscrezioni in vista della riunione decisiva del Consiglio dei Ministri. È passato con 18 voti a favore, 4 contrari e 6 astenuti. Il bilancio preventivo del Comune di Cosenza ha superato un ostacolo importante, soddisfazione tra le fila della maggioranza. Il Cosenza, vicino alla Lega Pro, sarebbe saltata l'iscrizione al campionato di seconda divisione della Valle d'Aosta, che aprirebbe di fatto l'accesso della compagine filana nel campionato professionistico, la notizia confermata dal presidente Guarascio. Buonasera di nuovo da Emilia Canonaco e scusateci per il breve ritardo con cui parte questa nuova edizione del nostro giornale, ma abbiamo appena confezionato il servizio d'apertura dedicato alla cronaca giudiziaria, il fallimento della Vallecati, una notizia che in redazione è arrivata da poco. La Procura della Repubblica di Cosenza ha chiuso le indagini, adesso i 7 indagati rischiano di appunto dover rispondere dell'accusa di bancarotta documentale e preferenziale. Vi ricorderete sicuramente questa storia, la Vallecati si occupava della raccolta dei rifiuti in una trentina di comuni del Cosentino e secondo la magistratura Bruzia gli indagati avrebbero insomma messo in essere un meccanismo finalizzato ad occultare insomma la contabilità della stessa società. Ma ascoltiamo tutti i particolari da questo nostro servizio d'apertura. Il procuratore aggiunto del Tribunale di Cosenza, Domenico Airoma, ha inviato l'avviso dell'avvenuta conclusione delle indagini ai 7 indagati nell'ambito dell'inchiesta sul fallimento della Vallecati S.p.A. Giovanni Maraniello, Corrado Ciavarella, Franco Casciaro, Emilio Giglio, Attilio Pellegrino, Giuseppe Marchese e Antonio De Rose, che ricoprivano cariche all'interno della società o come rappresentanti legali di ditte detentrici di quote del capitale sociale, avrebbero messo in atto comportamenti al fine di recare pregiudizio ai creditori. L'azienda che si occupava della raccolta e dello smaltimento dei rifiuti in una trentina di comuni del Cosentino aveva accumulato debiti per circa 37 milioni di euro e un attivo non del tutto determinabile perché costituito da crediti nei confronti dei comuni, quasi sempre contestati dagli enti a causa delle frequenti interruzioni nel servizio di raccolta e smaltimento dei rifiuti. Secondo l'accusa, alcuni indagati avrebbero tenuto libri e scritture contabili in modo da non rendere possibile la ricostruzione del patrimonio. Per loro si potrebbe configurare la fattispecie di bancarotta documentale, mentre per altri soggetti coinvolti nell'indagine il reato sarebbe quello di bancarotta preferenziale, perché avrebbero ceduto crediti a società collegate a quelle dei soci privati, pur conoscendo lo stato di insolvenza della Vallecati S.p.A., azienda fallita il 29 gennaio del 2010.
Ed è di natura fraudolenta invece la bancarotta di cui la Procura della Repubblica di Vibo Valentia accusa quattro imprenditori, tra di loro c'è anche il presidente della Confcommercio, posti sigilli a due società e sequestrati beni dal valore complessivo di 3 milioni di euro. L'importanza di questa inchiesta nelle parole del procuratore di Vibo, Mario Spagnuolo. L'hanno denominata Duralex perché il colpo assestato oggi non potrà non fare scalpore in tutta la città. Ad essere colpita infatti è una delle famiglie che ha fatto la storia del commercio e dell'imprenditoria vibonese e non solo. Persone per bene, prese a modello per la signorilità nei comportamenti e la lungimiranza nella visione imprenditoriale, come certamente da definire Giovanni Giuseppe Mancini, da oggi agli arresti domiciliari insieme alla figlia Concetta, titolare di quelli che sono ad oggi i magazzini di abbigliamento più ricercati ed antichi in città. Il genero Pino Rito, che oltre che imprenditore è un intensa attività pubblica e politica, tra l'altro presidente provinciale di Confcommercio per diversi mandati, consigliere comunale. Rito è coinvolto nell'indagine non in qualità di presidente della Confcommercio vibonese ma come imprenditore. Con loro è finito ai domiciliari anche il commercialista Mario Malfara Sacchini, anch'egli noto per attività pubbliche oltre che per quelle professionali. E questo è il risultato dell'operazione dei finanzieri del nucleo di polizia tributaria di Vibo Valentia che hanno eseguito arresti e sequestri nell'ambito di un'inchiesta coordinata dalla Procura della Repubblica in materia di reati fallimentari. L'accusa è bancarotta fraudolenta per un valore di 2 milioni e 700 mila euro, oltre a reati fiscali e societari. I finanzieri, su ordine della Procura, hanno posto sotto sequestro due società, oltre a disponibilità finanziarie e beni immobili, per un valore di circa 3 milioni. L'indagine è stata molto complessa, molto certosina. Ci abbiamo messo anche noi molto impegno perché era stata, diciamo così, inserita bene all'interno della contabilità, quindi le nostre indagini sono dovute essere, le abbiamo, diciamo, portate a compimento in un certo modo proprio per appurare questi dati. L'indagine ha affrontato i meccanismi che portavano a questa serie di società che si chiudevano e si aprivano. Esatto, e proprio il fatto che è coinvolto anche un commercialista dimostra che ormai ci vuole anche tecnica anche nel rubare. Questa è un'indagine, una delle tante indagini che noi facciamo in materia di reati societari, che ha fatto emergere una serie di comportamenti estremamente pregiudizievoli per lo Stato. I debiti allo Stato, le tasse che non si pagano, Equitalia non soddisfatta, i proventi invece che vengono spostati in altre società. Questo non è possibile, non è consentito. E finisce per impoverire il tessuto sociale, finisce per impoverire l'intera provincia ed è evidente che noi abbiamo il dovere di intervenire. Parliamo adesso della vicenda nota, atavica, dell'inquinamento del mare. Finora sono stati spesi, investiti milioni e milioni di euro, ma il problema ancora sembra non essere risolto. Ascoltiamo Valentina Palmieri. È il 21 luglio 2011, la stagione turistica entra nella fase clou, sul Tirreno in particolare, si fa i conti ancora una volta con il mare sporco. Il governatore Scopelliti decide di perlustrare la costa a bordo di un elicottero. Linea dura della regione dirà in conferenza stampa contro chi inquina. A bocce ferme, e siamo al 29 agosto 2011, si decide di programmare 38 milioni di euro da destinare ai comuni. L'intera gestione del finanziamento e le gare spettano ai municipi. Ad oggi solo due comuni hanno risposto all'appello dei 42 interessati. La stagione non inizia nel migliore dei modi, la colpa, il governatore non lo nasconde, è dei comuni in ritardo. Non ci dimentichiamo che ancora ad esempio i 39 milioni di euro non hanno trovato attuazione, cioè gli amministratori non hanno investito queste risorse ancora, non sono state fatte le gare d'appalto, almeno tutte, non sono state appunto ormai messe in campo e non sono stati eseguiti i lavori. In 10 anni di fondi dall'Europa ne sono arrivati davvero tanti per la riorganizzazione del sistema di depurazione. Il finanziamento complessivo per la Calabria dal 2000 al 2010 è stato di ben 461 milioni di euro. La fetta più consistente è andata alla provincia di Cosenza, 203 milioni di euro, 77 milioni nel Catanzarese, 41 nel Vibonese, 33 milioni in provincia di Crotone, 105 nel Reggino. I fondi tanti non hanno risolto il problema. Lo stesso assessore regionale all'ambiente pugliano nelle scorse settimane lo ha ripetuto in commissione a Palazzo Campanella. I risultati di questi cospicui finanziamenti non hanno migliorato il sistema della depurazione.
Anche le diverse inchieste condotte in questi anni dalla magistratura hanno evidenziato diverse irregolarità, anomalie nella gestione che lo scorso anno hanno portato la Calabria a ricevere la maglia nera da Legambiente. In mezzo ci sono numerose procedure di infrazione comunitarie davanti la Corte di Giustizia Europea, che evidenzia il mancato recepimento della direttiva sul trattamento delle acque reflue. 40 i siti interessati. Per superare quest'ultima criticità, l'ultimo stanziamento contenuto nel Piano Nazionale per il Sud ammonta a 218 milioni di euro. L'impegno con il governo è avere i progetti pronti entro il 31 dicembre di quest'anno. Il presidente Scopelliti è ottimista. E poi ci sono gli altri 230 milioni di euro, 200 e più milioni di euro, che ovviamente da qui a 3 anni speriamo diventino veramente opere concrete, e quello certamente risolverà il problema in via definitiva. Ad oggi dobbiamo cercare di governarlo attraverso anche la capacità della Regione di stimolare sul territorio gli amministratori per far comprendere che dobbiamo tutti quanti trovare una soluzione ai problemi che in atto la Regione vive. E vediamo con il prossimo servizio come gli operatori turistici stanno affrontando questa stagione estiva appena iniziata. Rosalba Baldino ha fatto un giro a Paola. Blu, le mille bolle blu, blu, le per intornarle blu, le mille bolle blu che volano, e volano, e volano. Altro che mille bolle blu, l'orologio segna le 10.34, siamo a Paola sul Tirreno Cosentino. In spiaggia, nonostante il grande caldo, non si entra in acqua, si passeggia sul bagnasciuga, non resta che consolarsi con il giornale. Il mare croce delizia della città di San Francesco, 18 i lidi al lavoro per l'estate e il cruccio dell'acqua non cristallina. Noi investiamo, diamo il massimo della struttura, investiamo dei soldi, però visto e considerato che questo problema del mare non riescono a risolverlo, non lo so come andrà a finire in futuro. È un problema che parte da nord, però non da Paola, che scrivono Paola mare sporco, ma se i depuratori non funzionano, Fuscaldo, guardia, su andando avanti, non ci possiamo fare niente noi. La stazione si affaccia sul litorale, 20 minuti in treno, e dalla città dei Bruzzi si arriva a Paola. In particolar modo devo ringraziare Cosenza, perché Cosenza, come lei ben sa, domenica invade la costa. Gli ombrelloni colorati non bastano, il mare fa i capricci, i lidi hanno dovuto supplire con la creatività, in una parola, attrezzarsi. Oggi è martedì, va in piscina alle 5:30 di pomeriggio la Swing Gym. L'animazione per i bambini più piccoli, si divertono, e poi lo sport. Qua con i cambetti che abbiamo dei tornei internazionali. Cosa vi manca invece, su cosa puntate? Sinceramente ci manca più controllo, andare a controllare veramente i depuratori dove è che fanno scarico in acqua e tante altre cose che non sono a norma, se no come turismo lo abbiamo ed è pure buono sinceramente. 7 gli alberghi, le presenze risentono della crisi, il tutto esaurito si registrerà solo in agosto. Pienone si aspetta ad agosto sicuramente. Tutto si racchiude nei 15 giorni d'agosto. Ma il problema resta il mare. Il mare è sempre la parte determinante di quello che noi purtroppo soffriamo e contestiamo e ogni anno cerchiamo di sollevare come problematica. E il mare è un dono della natura, dovremmo rispettarlo. Tutto questo è legato a un unico obiettivo, che è quello dello sviluppo turistico. Voltiamo adesso decisamente pagina, cioè ansia alla vigilia di questo Consiglio dei Ministri dedicato all'accorpamento dei tribunali nell'ambito della rivisitazione della spesa pubblica. Secondo indiscrezioni potrebbero salvarsi, diciamo così, i tribunali di Lamezia Terme e Paola, perché si trovano, e il dato purtroppo è oggettivo, in zone calabresi ad alta densità mafiosa. Poche speranze invece sul futuro dei palazzi di giustizia di Castrovillari e Rossano. Ma facciamo subito il punto con il servizio di Marisa Fallico. Vigilia incandescente della riunione del Consiglio dei Ministri in cui saranno assunti i provvedimenti legati alla spending review. Tra questi sicuramente la soppressione di 280 tra tribunali, procure, uffici giudiziari e sezioni distaccate, a cui la Calabria guarda con molto interesse visto che pagherebbe un prezzo altissimo. Saltata l'intesa ieri tra il ministro Severino, i tecnici del Ministero e gli esponenti di PD, PDL e UDC, resta una manciata di ore per trovare la quadratura del cerchio. Impresa titanica.
polemica, mentre il Parlamento è inondato di interrogazioni da tutte le forze politiche, mentre sui territori è mobilitazione permanente e anche i presidenti di regione sono sul piede di guerra, nel chiuso delle stanze del Dicastero si lavora febbrilmente per salvare il progetto di rivisitazione della geografia giudiziaria, senza una rottura traumatica con la maggioranza che sostiene il governo. Uno dei nodi è la famigerata regola del 3 alla base del provvedimento, ovvero non più di 3 tribunali per ogni distretto di corte d'appello, decisamente incongrua poiché non tiene conto dell'estensione delle peculiarità territoriali e paradossalmente si potrebbe arrivare alla chiusura di grandi tribunali lasciando in vita quelli minori. In Calabria l'applicazione significherebbe su Cosenza il taglio di Rossano e Castrovillari, un assurdo sia per le condizioni oggettive del comprensorio, sia perché a settembre nella città del Pollino dovrebbe essere inaugurato il nuovo Palazzo di Giustizia. Ci chiediamo, dove sarebbero i risparmi? Il personale non si può licenziare e un accorpamento su Cosenza, oltre che impossibile da un punto di vista logistico, sarebbe quantomeno dispendioso. Per quanto riguarda Lamezia e Paola si sarebbe aperto uno spiraglio. La Severino avrebbe proposto il taglio di 36 tribunali come previsto, lasciando in piedi 4 uffici giudiziari nelle zone a più alta densità mafiosa: Lamezia, Paola, Caltagirone e Sciacca. Ma anche qui il criterio è debole perché di aree condizionate dalle organizzazioni criminali ce ne sono tante. Come finirà? Il tempo stringe. Il governo vuole salvare il provvedimento e la faccia. I territori difendono i loro presidi e i loro diritti. Non tutti i tribunali sono inutili e dispendiosi. Non è con un semplice conto ragionieristico che si riforma lo Stato. E dal futuro dei tribunali calabresi a quello del trasporto locale, di cui si è discusso a Cosenza in un incontro promosso dall'amministrazione provinciale e da Federmobilità, incontro di cui ci riferisce nel suo servizio Isabella Rocca. Come cambierà il trasporto pubblico locale? Si riusciranno a superare le difficoltà che interessano il settore? Certo, i problemi non mancano. Per quanto riguarda il trasporto su gomma, i continui tagli alle corse, frequenti guasti ai mezzi, gli stessi ritardi nelle partenze e negli arrivi sono causa di enormi disagi, per non parlare del trasporto ferroviario, effettuato spesso con mezzi obsoleti su tratte che andrebbero ammodernate. E anche chi sceglie il treno per spostarsi deve fare i conti con ritardi, corse che saltano e ovviamente le proteste non mancano. Adesso però il trasporto pubblico locale dovrà fare i conti con la nuova riforma, con le liberalizzazioni, la concorrenza nel mercato, le gare. Ancora però ci sono dubbi e incertezze, per questo la provincia di Cosenza insieme a Federmobilità ha promosso un confronto tra i soggetti interessati per analizzare le novità che interesseranno il comparto. Non c'è dubbio che il trasporto pubblico locale è un momento difficilissimo perché con i tagli, col momento storico che attraversiamo, però bisogna metterci mano e bisogna riorganizzarlo perché il diritto alla mobilità è un diritto fondamentale di ognuno di noi e soprattutto di un territorio come quello della provincia con 155 comuni dove bisogna vedere come garantire appunto a questi cittadini un collegamento. Allora, cosa accadrà tra qualche mese? La Calabria è pronta ad affrontare il cambiamento? L'assessore regionale ai trasporti Fedele ha ribadito intanto che si sta lavorando per rendere il servizio di trasporto il più efficiente possibile. C'è però qualche perplessità sul lavoro finora portato avanti. Entro il mese di agosto le regioni, tutte le regioni d'Italia devono elaborare quelli che sono gli ambiti dei bacini. Purtroppo anche in questa circostanza la nostra regione ha poco coinvolto le province, ma lo dico non con spirito polemico, lo dico perché se l'avesse fatto forse avremmo dato una mano, un contributo. Sarà dunque un autunno caldo nel settore dei trasporti? Vedremo. Certo, bisognerà ottimizzare le risorse, evitare sprechi e duplicazioni. Operazione certo non semplice, in un contesto difficile dove molte aziende sono in affanno e i lavoratori rischiano il licenziamento. Nel prossimo servizio invece l'approvazione da parte del Consiglio Comunale di Cosenza del bilancio preventivo. Con 18 voti favorevoli, 4 contrari e 6 astensioni, il Consiglio Comunale di Cosenza ha approvato il bilancio di previsione 2012. Un bilancio molto articolato che si è basato sul principio della certezza. Questo è quanto ha illustrato l'assessore Vigna in una lunga e dettagliata relazione. Noi abbiamo circa 87 milioni di entrate che coprono 84 milioni di spesa più 3 milioni di mutui.
L'elemento qualificante è sicuramente il recupero dell'evasione fiscale, circa 2 milioni e mezzo di euro, e nello stesso tempo un miglioramento comunque di tutte le entrate. Dall'altro, è bene sottolinearlo, per quanto riguarda le spese, prevediamo un taglio rispetto all'anno scorso di circa 4 milioni di euro. Voto favorevole del consigliere Sergio Nucci, voto contrario invece da parte del gruppo del Partito Democratico Perugini, Ambrogio e Formoso e del consigliere del gruppo misto Maria Lucente. Devo ringraziare soprattutto l'assessore Vigna che si è dedicato moltissimo in questo anno e ha predisposto anche un bilancio di previsione che dà una netta inversione di tendenza, anche rispetto ad alcune voci che in passato magari erano state sovrastimate rispetto anche al contenimento della spesa. Ma un ringraziamento va esteso anche ai consiglieri comunali, molti anche della minoranza hanno voluto dare questo segno di apertura astenendosi, diciamo, sulle previsioni del bilancio, proprio perché hanno, a mio avviso, considerato tutto il lavoro che è stato fatto in questo anno e con quanto sforzo poi abbiamo programmato anche l'attività del prossimo anno. La pagina delle iniziative adesso, che questa sera ci porta a Corigliano Calabro sullo Ionio Cosentino per mostrarvi le immagini della 10ª edizione del Festival della Fotografia. 10ª edizione di Corigliano Calabro Fotografia, un traguardo importantissimo per una manifestazione che nel corso degli anni, attraverso il linguaggio fotografico, ha prodotto uno degli eventi culturali più prestigiosi di tutta la Calabria. Ancora una volta è il Castello Ducale di Corigliano ad ospitare le mostre di alcuni tra i fotografi più importanti del panorama internazionale, che saranno visitabili gratuitamente fino al 15 settembre. Siamo qui ancora in queste splendide sale del Castello Ducale di Corigliano, con delle mostre prestigiosissime. Cito Nino Migliori, anche un'altra icona della grande fotografia italiana, Cookie White, una fotografa americana che vive a Parigi e ha voluto regalarci una mostra su un viaggio che ha fatto in Italia nel 50-60. Guido Arari. Quest'anno è Ferdinando Scianna, il fotografo che ha immortalato, come ormai da tradizione, la città di Corigliano. Apprezzatissima la sua mostra, rigorosamente in bianco e nero. Ho cercato di raccontare quello che sul piano dell'identità è il vecchio paese con le sue pietre che parlano, che raccontano la storia, eccetera, eccetera, e questo tentativo di ricostruzione di un'identità dentro un contesto urbanistico, sociale, architettonico e di vita che invece va incontro ai paradossi della modernità, insomma. Una notizia di cronaca giudiziaria con l'ex carabiniere Mario Placanica, che è prosciolto all'accusa di aver assassinato durante il G8 di Genova Carlo Giuliani, che è stato rinviato a giudizio perché accusato questa volta di aver abusato sessualmente della figlia della sua ex convivente. Placanica appunto è accusato di questa violenza sessuale. I fatti si sarebbero verificati nel 2007, quando la ragazzina aveva 11 anni. A denunciarlo è stata nel maggio del 2008 la madre della ragazzina, sentita dal giudice nel corso di un incidente probatorio. Lei ha confermato le accuse, Placanica però si è sempre protestato innocente, sostenendo di essere estraneo a tutta questa vicenda. Siamo adesso al calcio, c'è una notizia che abbiamo appreso poco prima di andare in onda. In Lega Pro, in seconda divisione di Lega Pro, la Valle d'Aosta ha rinunciato all'iscrizione, si apre un ulteriore spiraglio per l'iscrizione della nuova Cosenza. Ascoltiamo Anna Franchini. Gli ambienti sportivi cosentini sono stati animati nel pomeriggio da una notizia proveniente dalla Lega Professionisti, secondo la quale il Val d'Aosta Calcio, società vincitrice del girone A di Serie D, pare abbia rinunciato ad iscriversi al campionato successivo di competenza.
In base ai regolamenti ed in virtù di questa scelta operata dalla squadra valdostana, il Cosenza Calcio accederebbe di diritto in seconda divisione, senza cioè attendere la lotteria dei ripescaggi e risparmiando una bella cifra in termini di contributi a fondo perduto da versare nelle casse della Lega di appartenenza. È stato lo stesso presidente Guarascio a confermare l'ipotesi. Sentitelo. Migliore notizia non potevo averla, perché l'iscrizione in Lega Pro, dopo aver vinto i playoff, ci dà il diritto di essere non ripescati ma di far parte della categoria della promozione. Penso che nelle prossime ore ne sapremo di più, ora godiamoci questo bel risultato e andiamo avanti, comunque andiamo avanti come sempre e lavoriamo per fare grande il Cosenza. Sempre lo stesso patron della società ha reso noto di una riunione che a questo punto diventa improcrastinabile da tenere con lo staff tecnico, che significa Stefano Fiore ed il suo gruppo. È chiaro che alla luce della nuova situazione necessita un profondo, sereno e costruttivo confronto fra le parti, atteso che la preparazione di un campionato professionistico è cosa assai diversa dai dilettanti. Tanti. Insomma, il tempo stringe ed occorre assumere delle decisioni che non possono più subire rimandi. La tifoseria attende ora più che mai di conoscere quale futuro verrà disegnato per i rossoblù. Certo, ora che almeno queste le indicazioni, il passaggio di categoria sembra essere una pura formalità, non si può più tergiversare. Va detto a chiare lettere cosa i dirigenti hanno intenzione di fare. Il tempo del traccheggio è abbondantemente scaduto. E speriamo bene, perché insomma dopo le vicissitudini di tutti questi anni il Cosenza oggettivamente un po' di fortuna se la merita. Adesso il Kids Surf con una manifestazione assai importante, il campionato assoluto europeo che sarà ospitato dal 24 al 29 luglio a Gizzeria Lido. Ascoltiamo Stefania Belvedere. 3, 2, 1, sole, mare e soprattutto vento, questi gli unici ingredienti per fare di una località marittima il posto ideale per praticare il kitesurf. Elementi che a Gizzeria non mancano, anzi. Ecco perché da 7 anni ormai la cittadina calabrese è diventata la capitale della disciplina sportiva, che da poche settimane è entrata a far parte degli sport olimpici prendendo il posto del windsurf. Ospitare per 2 anni i campionati italiani è servito a far conoscere il kitesurf ai calabresi e a raggiungere un livello organizzativo in linea con gli standard più elevati. Fattori determinanti per l'assegnazione della tappa del campionato europeo di slalom che si svolgeranno dal 24 al 29 luglio. Un evento importantissimo che catalizzerà l'attenzione dei media nazionali ed europei su Gizzeria. Ecco perché gli organizzatori stanno cercando di sensibilizzare le istituzioni affinché l'area interessata, quella dell'Aquila Vota, sia bonificata e attrezzata al meglio. Allora è davvero tutto, adesso non ci sono aggiornamenti di rilievo, dunque mi fermo qui, vi ringrazio come sempre per l'attenzione che ci avete manifestato, vi auguro un buon proseguimento di serata e vi ricordo che l'informazione torna alle 22:30, arrivederci più tardi.